Eccoci di nuovo insieme, siamo finalmente pronti per poter parlare di Il Granello, Crocevia di un Neo, il cortometraggio di Frida Bruno che ci parla dell'importanza della prevenzione e della cura dei melanomi, dei tumori appunto dei nei che hanno a che fare con la pelle. Affronteremo l'argomento con il professor Cananzi, chirurgo dei sarcoma melanoma e tumori rari, nonché attraverso l'esperienza di Beppe Barone, papà di Stefano, un ragazzo che purtroppo è stato colpito da questa patologia e non ce l'ha fatta, ma diventa un prezioso testimone oggi a favore dell'importante, importantissimo, fondamentale tema della prevenzione. Io ringrazio e do il buongiorno e il benvenuto a tutti quanti. Non so da dove iniziare, perché adesso vi vediamo a tutto schermo, siete in tre. Inizierei sicuramente da Frida Bruno, autrice e regista del Granello. Buongiorno Frida, ben trovata. E grazie. Buongiorno. Grazie per questa importante opportunità per noi di condividere questo tema con il nostro pubblico così importante. Come nasce Il Granello? Il Granello è un documentario che nasce dall'incontro di due persone, in questo caso tra me e Beppe Barone, che mi ha raccontato la sua storia e io ho sentito veramente una partecipazione grande ho sentito proprio il richiamo all'azione. E quindi ho proposto a Beppe, che voleva creare all'inizio voleva fare uno spettacolo teatrale, perché io mi occupo anche di questo, e poi invece abbiamo deciso per un cortometraggio, un documentario, voleva fare raccontare questa storia proprio perché suo figlio Stefano lo aveva come desiderio. E quindi diciamo che nasce da questo e nasce dalla necessità di divulgare anche il tema della prevenzione, che è quello che stava più a cuore a Stefano e sicuramente a Beppe. Quindi mi sono occupata di creare la possibilità di una produzione esecutiva, che in questo caso è di forma international, e ci siamo messi in moto per realizzare questo documentario. Abbiamo appena visto in una delle immagini del documentario che il protagonista sul suo diario scrive a Frida. Frida è anche il tuo nome. È stata una cosa voluta? No, infatti questa è stata, diciamo, la coincidenza, nel senso che effettivamente non lo raccontavo così, insomma, non l'ho raccontato così, però ho telefonato a Beppe Barone per delle informazioni, e il mio nome, dopo avergli detto mi chiamo Frida, lui ha fatto una pausa di sospensione. E questa cosa è rimasta lì. Poi quando ci siamo incontrati mi ha detto perché il mio nome era così particolare, e questo forse lo lascio dire a Beppe, non so, ma comunque il mio nome era legato ad uno scritto che Stefano aveva lasciato, ma senza conoscere assolutamente nessuna Frida, tantomeno me. E quindi diciamo che nel futuro sono riapparsa come nome e come persona che effettivamente si è poi davvero occupata di questo tema e di mettere in un progetto l'idea e il desiderio che aveva Stefano. Quindi ci siamo ritrovati collegati dal... Sì, ecco, una circostanza da pelle d'oca quasi, Beppe. Sì, vuol dire che sì, è stato molto strano e poi insomma... Beppe, ecco, magari un raggio di luce in quella storia che ti appartiene e che purtroppo, ecco, nessun genitore vorrebbe mai raccontare.
Effettivamente credo che le combinazioni siano state forse più di una e tanta sinergia ci ha permesso probabilmente anche oggi di essere qui. Facendo un passo indietro, ricordo perfettamente che una mattina era a marzo del 2013, Stefano non aveva dormito. E per tutta notte ha scritto una lettera e questa lettera la dedicava proprio ad una persona o a qualcuno che si chiamasse Frida. Effettivamente questa cosa ci ha un po' meravigliati anche all'epoca perché ci eravamo chiesti noi tutti familiari chi potesse essere questa Frida perché così, nella cerchia dei suoi amici, delle sue amiche, il nome Frida non era così ricorrente, anzi, effettivamente, a nessuno è venuto mai in mente e non siamo mai riusciti a individuare, anche a distanza di tanti anni, chi potesse essere questa Frida. La combinazione non trascurabile che appunto un pomeriggio di tanti anni dopo, di tanti anni dopo, e rispondo al telefono, ma forse non volevo neanche rispondere, quella giornata mi erano arrivate un sacco di telefonate da parte dei call center, quindi ero lì per non rispondere. Poi non so per quale strana sinergia ho risposto e appunto ho sentito dall'altra parte del telefono una voce che mi dice: sono Frida. Frida Bruno, ed effettivamente questo nome non è passato inosservato, non è passato inosservato, e da lì ci siamo conosciuti e ho esternato proprio a Frida un desiderio di Stefano che anche lì nel gennaio-febbraio del 2013 mi aveva esternato, era quello di fare delle riprese. Difatti era andata a comprare una videocamera per poter fare delle riprese e sensibilizzare le persone sull'importanza dei controlli preventivi dei NEI. E questa cosa effettivamente avevamo cominciato a fare delle piccole riprese, ma poi, come potete immaginare, durante le cure si arenò tutto quanto. E dopo quasi 10 anni, la combinazione vuole che ecco, che conoscessi Frida, che giusto caso di mestiere, non solo è regista, ma è anche un'attrice, e mi ha permesso di colmare quel gap e quindi di creare un po' il sogno di Stefano. Quindi per me è stata una cosa molto bella, bellissima. Grazie, grazie Peppe, è una storia davvero bella e toccante. Ora dovremmo entrare appunto nel tema specifico di cui parla il documentario. Vorrei chiedere però la gentilezza al professor Cananzi di attendere ancora un attimo con noi, perché non mi vorrei ridurre a pochi minuti se ci prendiamo un attimo di tempo per andare in pubblicità, avremo maggiore tranquillità per affrontare un tema appunto così importante per tutti quanti noi. Quindi, prof, mi perdoni se abuso del suo tempo e della sua pazienza, vi chiedo solo qualche altro istante. Restate con noi, ci ritroviamo tra pochissimo. Ritorniamo insieme ai nostri primi ospiti di oggi, stiamo parlando del documentario Il Granello, crocevia di un neo, dell'autrice e regista Frida Bruno, che a un certo punto ha incontrato Beppe Barone, papà di Stefano, e da questo incontro appunto è nato questo progetto molto importante che ci aiuta a ricordarci quanto sia prezioso, fondamentale non trascurare i nostri nei. Il perché lo andiamo ad approfondire con il professor Cananzi, che ringrazio anche per la pazienza e il tempo che ci sta concedendo. Buongiorno, prof. Allora, che cosa dobbiamo fare con i nostri nei?
Beh sì, l'indicazione generale è quella ovviamente di seguire dei controlli specialistici, quindi la prima figura di riferimento è sicuramente il dermatologo. È altrettanto importante autoispezionarsi, il controllo che noi stessi facciamo appunto su noi stessi e che anche i nostri vicini, i nostri parenti, i nostri amici, i nostri congiunti, i nostri familiari possono fare spesso, è così che ce ne accorgiamo. È importante appunto osservarsi, dobbiamo stare attenti di principio alla comparsa di nuovi nei, ad acnei che vediamo nel tempo modificare le proprie forme, il proprio colore, e quindi sicuramente poi rivolgersi in tempi rapidi al dermatologo. Il dermatologo sarà sicuramente la persona che poi imposterà, in base anche alle caratteristiche di rischio della persona specifica, il colore della pelle, degli occhi, problematiche di familiarità, il tipo e la cadenza, diciamo, dei controlli. E questo è importante perché la storia di Stefano racconta bene, e il melanoma è un esempio lampante di come le capacità, le possibilità di guarigione e anche la complessità dei trattamenti stessi sia molto collegata al momento in cui si fa diagnosi. Più precoce è la diagnosi, quindi minore, più iniziale, per così dire, l'estensione del melanoma, maggiori, decisamente maggiori, significativamente maggiori sono le capacità, le possibilità di cura. Nel melanoma in fase iniziale ormai abbiamo delle chance di guarigione altissime, superiori al 90%, che ovviamente vanno pian piano purtroppo a scemare, ad abbassarsi, nel momento in cui invece il melanoma viene diagnosticato in una fase un po' più tardiva, cioè quando è andato a intaccare anche altri organi, è uscito per così dire dalla sua sede principale. E lì, nonostante abbiamo avuto grossi progressi da un punto di vista scientifico nei trattamenti negli ultimi 10 anni, la situazione anche da un punto di vista di trattamento rimane più complessa e le chance di guarigione iniziano ad abbassarsi. Quindi dobbiamo osservare i nostri nei in maniera particolare, quando cambiano forme, cambiano colore, dobbiamo preoccuparci, ma non è semplice tenerli sotto controllo da soli, quindi fare delle visite periodiche è importante. Con quale periodicità ci consigliate di recarci dal dermatologo? La periodicità dice il dermatologo, come vi dicevo, in base alle caratteristiche. Persone a basso rischio, quindi con un fototipo, con una pelle diciamo molto scura, che non hanno un numero particolare diciamo di nei, in genere hanno delle cadenze un po' più dilazionate. Dei pazienti invece che hanno delle caratteristiche che la mettono a rischio, in genere, semplificando di molto, la pelle molto chiara, persone con capelli rossi, o in generale chi tende a sviluppare nuovi nei, in genere ha delle cadenze un po' più frequenti. Poi il dermatologo, quindi di volta in volta, deciderà se sia opportuno fare dei controlli annuali piuttosto che semestrali, piuttosto che ancora più lunghi. Ma è importante che sia poi lui rivolgersi al professionista, allo specialista preparato, adeguato, e poi con lui impostare un periodo, un percorso di controlli adeguato, che poi va tutto ritagliato sulla singola persona, sul singolo paziente. Grazie, grazie mille. Io ho anche un'altra domanda, ma prima voglio dare spazio alla collega Maria Pia Picciafuoco, che sta seguendo la chiacchierata dall'inizio. Grazie, io sono incerta tra due domande molto diverse tra loro, ma parto subito con quella più professionale, con meno profili personali, diciamo. Professore, siccome quando si parla di tumori noi siamo tutti sempre abituati a pensare che la ricerca sta facendo passi da gigante, che sicuramente in futuro magari appunto i figli e i nipoti non avranno a che fare con questo. Ecco, qual è nel suo specifico ramo una pista per la quale ci sarà, secondo lei, a breve un cambiamento? Assolutamente sì, in realtà nei melanomi lo stiamo vivendo. Stefano, ritorno proprio al protagonista del nostro incontro, è stato un po' testimone e artefice di questo passaggio. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una rivoluzione, l'avvento di alcune terapie che si basano fondamentalmente sul fortificare e far funzionare meglio il nostro sistema immunitario, quindi è cercare di rivolgerlo, di far sì che attacchi esso stesso il tumore. Stanno introducendo appunto delle nuovissime chance terapeutiche e stanno cambiando il trattamento, la prognosi dei pazienti anche con stadi di malattia più avanzati. E quindi questo direi che attualmente è sicuramente la strada più importante. Stefano era agli inizi di questo passaggio e grazie anche a Stefano e alle persone come lui che siamo oggi, abbiamo oggi la disponibilità di nuovi farmaci. Stefano non ebbe paura, anzi sentì la necessità di partecipare anche a quelli che furono i primi studi
scientifici che fece poi negli Stati Uniti. Fu un po', ricordiamo che la ricerca è fatta per i pazienti, con i pazienti, e Stefano è stato testimone anche per questo dell'importanza della ricerca stessa. Grazie prof. Molte volte ci sono anche casi di familiarità, no? Quando parliamo appunto di patologie come i tumori, le chiedo quindi se il tema della familiarità si può applicare anche ai melanomi e in quel caso qual è l'età o il periodo in cui bisogna iniziare a far fare i controlli ai bambini per provare, come dire, a fare una corretta prevenzione? Assolutamente. Allora, non abbiamo dei cut-off dell'età, diciamo, precise. Sicuramente le familiarità, abbiamo delle situazioni sindromiche in cui ci sono proprio l'insorgenza, cosiddetti melanomi familiari, in cui si hanno più il rischio di sviluppare più melanomi a contesto. Quindi in quei casi ovviamente in genere sono delle situazioni familiari già conosciute, quindi ovviamente i genitori dei bambini, degli adolescenti devono sicuramente rivolgersi al dermatologo quanto prima. Per il resto, come vi dicevo prima, nessuno escluso, nel senso che anche i giovani adulti devono rivolgersi al momento in cui ci sia un fattore di rischio, o uno di quei segnali d'allarme, quindi ripeto, la comparsa di un nuovo neo, un neo che si trasforma in cosiddetto brutto anatroccolo, devono rivolgersi allo specialista quanto prima, senza che necessariamente l'età venga considerata, ecco, la ribatto, un fattore protettivo. Ovviamente il rischio del melanoma aumenta, il rischio di incidenza aumenta con l'aumentare dell'età, ma ricordiamoci che nel gruppo delle persone più giovani, sotto i 40 e sotto i 50 anni, il melanoma è uno dei tumori più frequenti. Quindi anche i giovani non devono sentirsi, diciamo, scevi da questo potenziale rischio, devono sicuramente rivolgersi a uno specialista nel momento in cui abbiamo dei fattori, degli elementi di rischio e di sospetto, tanto più se c'è una familiarità spiccata o addirittura accertata. Grazie mille prof. Quindi ogni neo è una storia a sé e la prevenzione, ecco, non aspetta tempo, non siamo pigri a recarci dal nostro dermatologo, perché è una visita semplice che non costa granché in termini di tempo, ma anche in termini economici, ma ci può salvare la vita. Io ritorno anche all'autrice e regista del documentario che ci ha dato la possibilità oggi di parlare di tutto questo, Frida Bruno, autrice e regista di Il Granello, che il 4 giugno sarà presentato a Roma al Cinema Barberini. In questa occasione saranno presenti anche Beppe Barone e il professor Cananzi. Frida, è tutto pronto per questa presentazione? Sì, abbiamo tutto pronto, soprattutto siamo contenti di avere tantissime prenotazioni, quindi il cinema si è praticamente riempito, però il resto, quindi la nostra presenza, serve proprio per aprire un dialogo breve, comunque per informare o aggiungere qualcosa e soprattutto per essere lì dal vivo a portare questo documentario e portare il messaggio del documentario sulla pelle delle persone. Quindi stiamo cercando di così tentare questa strada, che è più complicata appunto di essere anche noi lì dal vivo, però ci proviamo, perché abbiamo capito che il messaggio arriva in modo più diretto e appunto arriva sul vivo delle persone, sulla pelle delle persone, e sicuramente è più capace di creare empatia. E poi andremo anche a Pesaro il 1 luglio e insomma si stanno comunque concretizzando anche altre presentazioni, altre proiezioni dove ci saremo anche noi. Ecco, prima di ritornare su questo aspetto, stiamo giungendo un po' ai saluti finali, prima di chiederti come
possiamo fare per raggiungerti, organizzare presentazioni e comunque fare in modo che il documentario sia visto da più persone possibili perché il suo messaggio sortisca l'effetto sperato. Oltre a ringraziare il professor Cananzi ancora una volta per il tempo che ci ha dedicato, voglio salutare Beppe Barone e ringraziare anche lui per il coraggio, l'impegno, l'amore che ha avuto verso di noi, verso tutti, verso il pubblico che guarderà il documentario, per aver condiviso la sua storia. Grazie Beppe, a te anche una battuta finale anche per te. No, sono io che devo ringraziare voi. Sono io che devo ringraziare voi, perché se questo documentario, queste informazioni potessero anche salvare una sola persona da un ciclo di cure, o comunque salvarlo da una potenziale malattia, secondo me avremo veramente raggiunto l'obiettivo. Io volevo solo aggiungere che Stefano era sottoposto a controlli periodici fin dall'età di 7-8 anni, anche perché il pediatra dell'epoca ci diceva: ha una carnagione molto molto chiara, fatelo controllare. E nonostante noi abbiamo cambiato diverse regioni, quindi abbiamo abitato in diverse regioni d'Italia, e cercavamo sempre un centro, comunque un dermatologo di riferimento, proprio per fargli fare i controlli. Mi verrebbe da dire purtroppo, una delle ultime visite la dottoressa ci disse che sì, effettivamente quel nervo stava cambiando, però l'avremmo ricontrollato a distanza di qualche tempo. Quella distanza di qualche tempo forse non doveva esserci, ecco, il neo doveva essere tolto probabilmente molto prima. Però siamo qui e cerchiamo proprio di diffondere il messaggio della prevenzione, quindi controlli dermatologici senza se e senza ma. Un grande grazie. Abbraccio anche da me, signor Beppe. Grazie. E volevo solo aggiungere una cosa, Tony, che credo sia così un piccolo dettaglio, ma da ribadire. 50 più, io già sto cominciando a usare lo stick dall'inizio del mese di maggio, e penso che anche la nostra Frida, che ha una pelle perfetta, il dottore è perfetto anche lui, senza alcun difetto. Io invece sono afflitta da vari nei, quindi li tengo sotto controllo, ma credo appunto sia importante ribadire che bisogna proteggersi dal sole, che bisogna anche fare anche all'antica, insomma, con i più piccoli andarsene dopo le primissime ore del mattino. Lo vogliamo ripetere, Tony? Anche questo è importante. Assolutamente. Sì, perché sembra banale, sì. Ma non tutti lo fanno. È il primo passaggio fondamentale, la prevenzione primaria, quindi essere attenti all'esposizione solare, evitare le ore di sole più calde e proteggersi adeguatamente. Assolutamente un messaggio fondamentale, perché vuol dire prevenire primariamente ed evitare che i melanomi insorgano. Ecco, questo senza dubbio alle porte dell'estate ci darà occasione di ritornare sul tema, quindi se i nostri amici che sono in collegamento ci regalassero ancora qualche minuto in futuro, potremmo riprendere senza dubbio l'argomento. Adesso il tempo però stringe, io ritorno a Frida Bruno per ringraziarla dell'opportunità che ci ha dato di parlare di questo tema attraverso il suo cortometraggio, con queste testimonianze importantissime e validissime. Frida, quindi come facciamo per seguire il percorso del documentario e come possiamo fare per chiederti presentazioni o per supportare, ecco, questo progetto importante? In questo momento appunto le date sono il 4 giugno a Roma al Cinema Barberini e il 1 luglio a Pesaro al Cinema Astra. Queste sicuramente sono due proiezioni che ci saranno, le altre le stiamo costruendo, sicuramente nei social, Instagram, possiamo
potete seguire il granello.1 dove ci sono gli aggiornamenti. Molto bene, quindi seguiamo il progetto su Instagram, il granello.1, poi come detto speriamo di ritrovarci anche in futuro perché il tema è importante e merita la giusta attenzione, il giusto spazio. Allora, grazie di cuore a tutti quanti voi, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e buon lavoro e in bocca al lupo a Frida per il granello. Grazie. Grazie. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata a tutti. Corriamo a restituire la linea alla regia per ritrovarci insieme subito dopo con un nuovo argomento ed un nuovo ospite.